Bentrovati a questa nuova puntata di A Tutto Ponente. Parliamo di Sanremo perché nelle ultime ore c'è stato un consiglio comunale molto importante, anche abbastanza vivace sui toni. Si è parlato di diverse pratiche, soprattutto dell'aliquota IMU per il 2013 con le agevolazioni per quest'anno decise dall'amministrazione comunale. Sono state cambiate alcune aliquote. Ne parliamo con gli ospiti in studio. Giuseppe Sbezio Malfei, il capogruppo delle PDL di Sanremo, benvenuto. E al suo fianco Massimo Donzella, consigliere comunale d'opposizione. Benvenuto. Allora, subito vorrei da voi intanto un'analisi anche sul clima che si sta vivendo in consiglio comunale, perché ieri sera, così come altre volte recentemente, c'è stato un clima particolarmente teso, acceso anche nel rapporto con il pubblico, addirittura nei corridoi, io stesso ero presente, e insomma c'è stato qualche battibecco. Partiamo da Sbezio Malfei, insomma, come analizzate questa situazione che testimonia un po' la tensione che c'è a livello anche nazionale, economico, sociale, eccetera? Beh, indubbiamente adesso il Comune di Sanremo sta affrontando dei problemi importanti. Li voglio ricordare molto velocemente: il problema del casinò, il problema dello spazzamento, il problema dell'IMU. È chiaro che sono argomenti che interessano particolari soggetti, ma poi di rimando tutta l'intera collettività. È normale che nel momento in cui si devono fare delle scelte, si devono operare delle soluzioni che non sono tante volte quelle auspicate, si vada a ingenerare dell'insoddisfazione. Cioè, purtroppo la vita è suddivisa tra chi deve decidere e chi deve purtroppo subire quelle che sono le scelte. Noi siamo stati eletti dalla maggioranza dei cittadini di Sanremo con la speranza di fare un buon lavoro, è quello che stiamo cercando di fare. Non siamo assolutamente attaccati alle poltrone, non stiamo facendo campagna elettorale, stiamo cercando di mantenere i conti in equilibrio per salvare il bilancio della nostra città senza aumentare ulteriormente quello che è la pressione fiscale. Quindi capiamo quello che possono essere gli stati d'animo, compreso anche ancora quello di ieri sera da parte di alcune persone che rappresentavano una categoria quale quella dei floricoltori, che sentono un certo malessere per quanto riguarda appunto la pressione fiscale riguardante l'IMU per questa categoria. Però d'altronde anche noi abbiamo delle esigenze di mantenere determinati equilibri dei conti per non tagliare ulteriormente quelli che sono i servizi che già la città sta lentamente perdendo, e quindi purtroppo l'auspicio è che la gente poi capisca le scelte, perché poi le vede di ritorno sulla città. Questo è l'unico auspicio che ho in questo momento per definire questo clima di insoddisfazione. Purtroppo non ho altre argomentazioni, perché tutti noi subiamo quello che purtroppo andiamo a decidere anche in termini negativi in consiglio comunale. Quindi diciamo che il clima non aiuta, tante volte magari anche le stesse persone che vengono a manifestare contro le nostre scelte dovrebbero quantomeno capire il nostro stato d'animo, perché non è che ci piaccia andare contro o far male alle persone. Ci troviamo ad operare delle scelte, siamo stati eletti per scegliere, ed è giusto che anche noi ci assumiamo le nostre responsabilità in piena coscienza, senza essere istigati ogni volta alla cosiddetta rissa, ecco, perché purtroppo ecco il clima che si sta evolvendo in consiglio comunale, che chi ha dei problemi viene lì, non ascolta ma replica e infastidisce senza rispettare dei contenuti democratici di contraddittorio, e a questo punto rischia anche di far cadere un po' in disgrazia quello che è invece un'assise che è deputata a discutere per ragionare insieme su quelli che possono essere le eventuali soluzioni. Ecco, questo è l'unico rammarico. Beh, bisogna fare un discorso, a mio modo di vedere, su due piani. Il primo è l'IMU così come è stata congegnata a livello nazionale. L'IMU è obiettivamente un'imposta odiosa, mal tollerata, perché colpisce in modo davvero iniquo ed indiscriminato il patrimonio. Ma il patrimonio preso in sé per sé può essere un patrimonio, soprattutto la prima casa ovviamente, ma non solo, che è sottoposto ad esempio
ad ipoteche perché c'è un mutuo in corso, può essere una casa che è stata ricevuta in eredità da un giovane che non ha reddito o di proprietà di un pensionato, quindi non si può colpire in modo assolutamente asettico senza prendere in considerazione il reddito del soggetto che va a pagare l'aliquota IMU. Perché colpire un bene senza prendere in considerazione altri elementi non risponde ai principi che sono sanciti costituzionalmente, come soprattutto il principio che risponde alla capacità contributiva, cioè al reddito. Se ci spostiamo invece sul piano comunale, amministrativo, allora bisogna dire che lo Stato lì ha dato la possibilità ai comuni di modulare questa aliquota IMU, perché ha stabilito un'aliquota media del 7,6 dicendo ai comuni: valutate voi sulla base delle esigenze di una categoria, sulla base di quelle che sono le scelte magari di sviluppo di un territorio, se portarla più vicino al 4,6 che sarebbe l'aliquota minima o aumentarla al 10,6. Che cos'è che io ho contestato da sempre al Comune di Sanremo in queste scelte? Che all'agricoltura, ai floricoltori, a coloro che in qualche modo noi sanremesi, ma non solo, dobbiamo della forte gratitudine e riconoscenza per quello che è stato la Riviera dei Fiori, la città dei fiori nel mondo. Allora questa gratitudine, ma che non è solo in sé per sé, ma che si riferisce a una categoria economica che obiettivamente da circa 30 anni subisce, perché il mondo cambia, perché i fiori si possono coltivare al caldo dove non c'è quindi bisogno di riscaldamento, dove la manodopera costa poco e niente, dove le colture sono estensive perché non ci sono appezzamenti piccoli come i nostri, insomma è stata sottoposta a una crisi negli ultimi 30 anni enorme che ha fatto diminuire notevolmente i redditi e addirittura arriviamo a delle ipotesi che sono consuete dove i costi ogni anno superano i ricavi. E allora, a fronte di una situazione d'emergenza e così grave, che cosa contesto al Comune di Sanremo? Che ha applicato nel 2012 l'aliquota massima proprio a questa categoria, il 10,6 per mille. E lo ha fatto sia per i terreni che hanno le colture, cioè che sono produttivi, sia per quelli incolti, cioè gerbidi, che sono arrivati così. Quindi non danno ricchezza. Non danno economia, quindi non rispondono a un settore economico. A fronte delle proteste delle categorie, dei floricoltori, dell'opposizione, io appartengo a questo mondo per famiglia, per tradizioni, c'è stata da parte dell'amministrazione comunale l'anno scorso, a fine anno, il 29 novembre, un impegno con una delibera di indirizzo del Consiglio Comunale approvata all'unanimità di portare al 4,6 per mille l'aliquota, quindi cioè al minimo. Per cui il 10,6 era stato nel 2012, il 4,6 si portava al 7,6 che era l'aliquota media. Ma questo fatto è stato in modo inaspettato smentito ieri sera, perché anziché il 4,6 si è proposto il 7,6 e questo ha scatenato, ovviamente, che io non condivido ovviamente le aggressioni, né quelle verbali né tantomeno quelle di altro genere, però le posso comprendere, ha scatenato così una protesta proprio perché c'era stato un atto formale del Consiglio Comunale che aveva avuto delle spiegazioni e che non è stato rispettato. Sentiamo come mai allora. Ma io partirei ancora da un passaggio, richiamandomi all'intervento dell'amico Donzello. Teniamo presente che nel 2012 il Comune si è trovato con un'imposta nuova da dover applicare. I tempi di applicazione di questa imposta sono stati praticamente 5 mesi, partendo da maggio, momento in cui si è definito che avremmo dovuto pagare l'IMU a livello nazionale e quindi poi applicarla poi sul territorio, e decidere questa nuova imposta su come modularla in termini di entrate per conto del Comune. Un tempo estremamente ridotto
ridotto perché conoscendo la macchina tecnica del comune, e questo, che devono, tutti che devono con, esatto, carburare con dei passaggi ben precisi, perché noi comune ci troviamo già a gennaio con un impegno di spesa già esposto in bilancio per tutti gli altri successivi mesi, quindi fino a dicembre. Questo è il problema. Noi ci siamo ritrovati a maggio-giugno a dover decidere su delle aliquote, sapendo che purtroppo il gettito delle entrate del Comune di Sanremo stava notevolmente calando per quello che riguarda anche la parte derivante dalla Casino S.p.A. Sì, con gli incassi in calo. Chiaro. A questo punto, per mantenere i costi, quindi le spese, che si erano già decisi a monte, è normale che purtroppo si debbano inserire determinate aliquote per garantire un gettito minimo di sopravvivenza. Non è che il comune sia arricchito. Parliamo del 2012. Non è che il comune sia arricchito con l'IMU alla faccia di tutti i contribuenti della città di Sanremo. È riuscito a malapena a gestire quelli che sono quindi gli esercizi. Era inevitabile. Era purtroppo inevitabile. Chiaro che a novembre, sollecitati anche dalle categorie produttive, perché noi tutti rispettiamo le categorie produttive della città di Sanremo, ci sono i floricoltori, ci sono i commercianti, ci sono gli artigiani, ci sono gli albergatori, ognuna di queste fa massa, fa nucleo per cercare di portare avanti un'economia che purtroppo si sta spegnendo. Quindi siamo profondamente partecipi di quelle che sono le problematiche di questi soggetti. Ma visto che per la prima casa abbiamo adottato, quindi per le persone fisiche, una determinata soluzione, visto che per gli albergatori ci siamo imposti senza applicare un'imposta ulteriore che era quella del soggiorno, che poteva creare notevoli disagi, visto anche le nuclearsi del turismo nella nostra città, che non è più formato da famiglie, ma soprattutto da gruppi che pagano anzitempo i viaggi. È chiaro che poi richiedere un'imposta aggiuntiva sarebbe stato problematico, creando un ulteriore danno a quello che è un settore turismo. È chiaro che sì, che con poi tutte... la tassa di soggiorno magari non è tanto, ma no, dà però, fastidio. Però per esempio avevamo, sì, no, dà fastidio perché poi si cumula sui vari soggetti. Abbiamo cercato di dilatare quelli che erano gli impegni per i commercianti che hanno i dehors, quindi di non doverli rifare entro la fine dell'anno come era previsto dal piano urbanistico, ma rinviare a questo almeno 2 anni. Per cercare di dare respiro. Quindi per i floricoltori a novembre si era pensato di abbassare l'aliquota valutando quello che poteva essere anche da parte dello Stato una revisione dei coefficienti su cui andare a calcolare l'imposta. A novembre questi erano i nostri pensieri. A novembre noi già lavoravamo in previsione di un bilancio 2013. A dicembre, quando si chiude un risultato economico, ci siamo resi conto che il casinò, meno male, ha comunque perso quei soldi che ci aspettavamo che perdesse. Ci siamo resi conto che non c'erano più i presupposti per tenere quell'aliquota. A gennaio, quando si è costituita la famosa commissione bilancio in supporto al lavoro che già sta svolgendo l'assessore Maggio, ci siamo già resi conto che il 60% della spesa corrente, perché bisogna lavorare sulla spesa corrente del comune, era già stata impegnata. Per quale motivo? Perché negli anni passati i vari uffici, i vari dirigenti, per lavori o per strutture interne, impegnano capitali per 2, 3, 4 anni per portare avanti un progetto. E noi ci siamo trovati quindi con l'80% di queste somme, 60-80%, già bloccate. Quindi abbiamo dovuto lavorare sul margine di queste spese correnti. E non è stato semplice, perché poi risica, taglia, è evidente che nel momento in cui ci siamo trovati a valutare quelle che potevano essere le entrate, purtroppo l'aliquota che noi ci aspettavamo di rimettere o comunque di stabilire per il 2013 a livello, in questo caso parliamo dei floricoltori, per comunque venire incontro alla categoria, non si riusciva ad applicare. Ora, 800.000 euro purtroppo, se una volta sembravano spiccioli per il nostro bilancio, bei tempi, bellissimi, ma una decina d'anni fa, sì, più o meno una decina d'anni fa, sì, ma anche meno, anche 5 anni fa, perché comunque i soldini c'erano e giravano. Purtroppo adesso 800.000 euro vuol dire taglio della scuola estiva, vuol dire aumento delle rette nei vari istituti,
vuol dire un'implicazione diversa rispetto a quello che poteva essere, diciamo, una gestione più corretta. Comunque avete visto uno sgravio di 500.000 euro. Noi lo scorso anno abbiamo deciso, insieme alle, uno sgravio. Diciamo mettiamo una formula corretta, un contributo, perché l'imposizione era basata su 1,06, come abbiamo deciso in consiglio comunale, ma per agevolare quei contribuenti che hanno una gestione diretta del fondo, che producono con determinati beni, che poi rimettono in vendita, e quindi agevolando questi soggetti abbiamo pensato, rimoduliamo un regolamento col quale 500.000 euro che sono già messi in bilancio dell'anno 2012 possono essere devoluti a sostegno di questi soggetti. Sì, per venire incontro. Ma certo, in questo che più o meno va a rivedere un passaggio con quell'aliquota. Il problema cos'è in questo momento? Con l'aliquota iniziale del 4,6. Il problema è che in questo momento è che stipulare questo tipo di regolamento, renderlo idoneo affinché possa essere diciamo equo per tutti, occorre un attimo di tempo. Gli uffici. Infatti abbiamo sentito ieri il segretario che esatto, è in fase di elaborazione il regolamento, esatto. E poi il successivo bando. Esatto, oltretutto con il contributo anche del consigliere Gorlero, un consigliere di minoranza, che si è reso partecipe anche a discutere per dare, come dire, il suo oggettivo contributo nella stesura di questo regolamento. Quindi devo dire che quando ci si lamenta in consiglio comunale che non ci sono lavori condivisi o comunque non ci sono pratiche che vengono valutate in maniera... Qualche convergenza, devo dire, che si riesce a trovare. Proprio questi 500.000 euro, Donzella, sono stati al centro di un suo intervento ieri sera, ha lanciato una proposta alternativa. Sì io da una parte ho stigmatizzato una condotta dell'amministrazione che ha visto in un anno aumentare del 600% un'imposta. Questa imposta poteva essere a carico di chiunque, della floricoltura, poteva essere a carico del commercio, degli alberghi. Non può verificarsi una cosa del genere, perché una categoria delle persone non possono programmare, una famiglia non è in grado di programmare che da un anno all'altro, da un giorno all'altro, un'aliquota si moltiplica di 6 volte tanto. Chi ha pagato 1.000 un anno deve pagare 6.000 l'anno successivo. Non è proprio possibile. E allora, di fronte a una situazione di questo genere, bisogna sviluppare nelle pubbliche amministrazioni un concetto di solidarietà che vale per la categoria più bisognosa, e in quel momento era quella, l'agricoltura. E com'è che si sarebbe dovuto e potuto fare? Bisognava spalmare questo, diciamo, sovrapprezzo, questa somma abnorme che è stata messa a carico di una sola categoria, fra tutti i cittadini sanremesi, che avrebbero pagato una minima somma in più, magari come addizionale IRPEF, faccio un esempio, ma non avrebbe gravato nei confronti di una sola categoria. Sui 500.000 euro di restituzione, io francamente, infatti sono già passati oltre 5 mesi e non è ancora stata scritta una riga di questo regolamento, mi vedo fortemente in imbarazzo, ma soprattutto vedo gli uffici in imbarazzo, che dovrebbero andare, secondo quello che è stato detto ieri, a predisporre un bando per dare dei contributi agli agricoltori e floricoltori che parteciperanno a questo bando, indicando dei criteri, cioè dare dei contributi alle tasse, cioè è veramente al di fuori del mio concetto di finanza. Ma invece, se invece si fosse fatto in un altro modo, molto più semplice, ossia, vado a memoria, ma gran parte di queste somme, dei 500.000 euro che l'anno scorso erano stati, diciamo, impegnati per darli a favore della floricoltura, una parte erano stati presi dal fondo di riserva, un'altra erano per altre ragioni. Allora, quelli che si sarebbero potuti impegnare anche quest'anno, prendendoli ovviamente come competenza 2013, si sarebbero potuti diminuire l'aliquota per i 2.300, i 500.000 euro, senza andare a fare questo discorso contributivo. Cioè, l'aliquota è stata stabilita dal Consiglio Comunale in 7,6 per 1.000. L'1% corrisponde a 200.000 euro, facciamo un esempio. Se ne potevano dare
300.000, e beh, si diminuiva dell'1,5% in meno di aliquota. Qual era l'equivalente? L'equivalente, sottraendo l'aliquota, e quindi si sarebbe corrisposto meno per l'anno 2013. Lo so bene che sono due competenze diverse, il 2012 e il 2013, ma quelle somme che erano destinate al fondo di riserva o che erano destinate per determinati lavori, il Franco Alfano eccetera, sarebbero state comunque riportate nel 2013 con altre destinazioni, cioè l'alchimia contabile, se non completamente, almeno in grandissima parte, si sarebbe potuta trovare, però forse era troppo semplice. Come rispondi? Aggiungo solo un passaggio, non è vero che non è stata ancora scritta una riga su questo regolamento, perché qualche riga è stata scritta, è stata portata anche in conferenza di capigruppo, è stata poi rimandata agli uffici per essere integrata. Quindi già su questo mi trovo un attimino in disaccordo con quello che è la tua visione su questa pratica. Per quanto riguarda l'IMU in generale, è chiaro che è un'imposta, ha già la sua base iniqua, come dicevo anche ieri sera in Consiglio Comunale. In teoria l'imposizione fiscale è proporzionale al reddito di ciascuno di noi, cosa che invece l'IMU non va a trattare, per il semplice fatto perché già la sua base non è corretta. Perché, e facevo l'esempio, ho tanti casi dove fabbricati rurali, ma sono poi in realtà ville, pagano un'IMU irrisoria rispetto al vero valore che è la casa. Perché sono giudicati? Perché sono accatastati in maniera non corretta. A questo punto il problema quindi sta a monte. Lo Stato prima deve garantire un sistema di equità fiscale, riproporzionando e rivalutando ciò che sono l'impianto degli immobili italiani, dando effettivamente a ciascuno, parliamo di immobili, ma compresi fabbricati e terreni, dando a ciascuno il giusto valore sul quale poi il comune può fare un lavoro di cernita e di applicazione delle varie imposte, se ancora continua a esistere questo tipo di imposta, parliamo di IMU, quindi già la base per me non è corretta come calcolo e quindi l'errore si produce poi applicando ciò che sono anche le aliquote in percentuale su questa base. Perché se la base non è corretta, il totale, applicando le aliquote, darà un totale non corretto che ognuno di noi andrà a pagare. Ciò va anche visto in previsione di quello che possa essere comunque un futuro, perché si parla anche di un'imposta diversa, cancellazione dell'IMU, una mega imposta che vada a conglobare tutti i vari tributi. Sì, no, c'è ancora incertezza. Io sono preoccupato perché parliamo di un bilancio già, parliamo del Comune, del 2013, con determinati presupposti che potrebbe essere forse stravisto? Cioè, a mille punti interrogativi. L'IMU sulla prima casa potrebbe scomparire? Cioè, stiamo vivendo, ma chi fa amministrazione e deve essere lungimirante, deve guardare al futuro per dare un senso del proprio percorso politico, come fai in questo momento? O è la sfera di cristallo? E quindi riesce. E qui c'è la distanza tra lo Stato e le pubbliche amministrazioni. È il territorio, perché viviamo un'incertezza che è paradossale. Io non pensavo mai, sia nella mia vita professionale che in quella politica, di trovarmi in una posizione del genere. Non l'avrei mai pensato, mai immaginato. Questo per spiegare a chi ci segue che le difficoltà che abbiamo sono enormi. Non è che sembra tutto così scontato quando si arriva in Consiglio Comunale. Tante volte la discussione in Consiglio Comunale è efficace perché si modulano nuove idee sulle proposte che vengono discusse. Quindi questo è un indice di miglioramento. Tante volte appunto la discussione è fondamentale quando si trova anche l'accordo. Ieri sera sull'IMU purtroppo non si è trovata, ma per queste problematiche che vi ho appena spiegato. E beh certo, poi il problema anche del catasto e anche di far rivivere certe abitazioni in campagna, certo. Campagna è un argomento molto importante. Un'ultima battuta anche per Donzella, perché siamo in chiusura. Sì, io credo che bisognava fare veramente di più, perché la provincia di Savona, quella di Spezia, lo stesso comune di Imperia e altri non hanno nessuna imposizione fiscale sui terreni agricoli. Quindi gli estimi catastali non esistono, erano state considerate ai tempi zone depresse, anche se la piana di Albenga credo che depressa non sia rispetto alla nostra provincia, per esempio, ma non è che uno vuole far alzare le altre, ma vorremmo un concetto di
non discriminazione nei confronti dei nostri amministrati. Allora, proprio perché noi abbiamo gli estimi più alti d'Italia, dove si sta facendo comunque qualcosa, speriamo di arrivare al risultato, i più alti d'Italia, ma per solo per quella ragione, per compensare e per abbassare questi estimi, bisognava senza nessun problema e senza esito applicare l'aliquota minima, cioè 4,6. Annuiva, quindi sì, su questo siete d'accordo? Sono perfettamente d'accordo, il Comune di Sanremo è capofila in questo tipo di scelta, dove sta predisponendo questa delibera che dovrebbe essere portata all'attenzione di tutti gli altri comuni limitrofi, in maniera tale che poi si vada direttamente al Ministero per cercare di avere questo tipo di declassamento in termini di estimi. Aggiungo un altro passaggio, tante volte purtroppo anche la connotazione del territorio crea problemi. Noi siamo anche comune zona montana in alcuni passaggi e dove sono completamente esclusi questi soggetti che hanno i terreni lì dall'applicazione dell'imposta. Quindi definire anche le fasce dove sono insiti i terreni, questo diventa anche particolarmente importante per dare poi anche un'ulteriore subclassificazione di questi beni. Può dare anche la Regione una mano in tutto questo? La Regione si era espressa con un ordine del giorno proprio per cercare di creare omogeneità e tutelare le zone che sono più colpite come la nostra. Io mi sono impegnato in questo senso e continuerò a farlo proprio perché il nostro territorio merita sempre più considerazione e la Regione lo sta facendo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, io ringrazio molto i nostri ospiti, grazie Giuseppe Spezio Malfei, capogruppo del PDL di Sanremo, e Massimo Donzella, consigliere comunale d'opposizione. Abbiamo fatto un po' un quadro della situazione in merito alle ultime novità avvenute nel Consiglio Comunale proprio ieri sera. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a Tutto Ponente torna la prossima settimana. Grazie.